Buon pomeriggio a tutti ragazzi e bentornati qui con il volo a Ibiza. Come vedete qui c'è il Ferrarino parcheggiato, è arrivato addirittura prima di me. Non so come abbia fatto, ma insomma c'ho il Ferrarino che è arrivato a Ibiza. Sono a Ibiza perché voglio farvi scegliere ancora una volta l'auto o le auto in questo caso, dato che siamo abbastanza ricchi. Adesso vediamo quanti soldi ho, vediamo se me lo dice, tanto per cominciare. 2 milioni ho, quindi potete scegliere sicuramente più di un'auto. No, non è cosa adesivi. Di categoria B3. Quindi adesso vediamo. Qua tra le Aston Martin non ce n'è. Tra i Ferrarino non credo. Forse qui, però non lo so. No. Nissan, eccetera, eccetera, eccetera. B. Niente, fantastico, molto bene. Audi. Audi ci sarà. Oh, è bloccato perché. Perché è bloccato? La strada è bloccata, vabbè, non so perché me lo segna se poi vado in questo qua, non ho capito perché mi segni il negozio se poi non ci posso andare perché è bloccato. Poi è strano che me lo segni. Comunque, qui sono le solite R8, TTTA, eccolo lì. Il Q7 possiamo prendere che costa la bellezza di 147.000 euro, categoria B3 con velocità 250, 0-100 5.5, 500 cavalli. E questo è il primo che possiamo comprare. Carina l'R8, eh? Poi magari la compriamo, però più avanti. Per ora non ve la faccio scegliere. Quindi il primo che potete scegliere è il Q7. Poi andiamo a vedere se cosa c'è di Alba. Se solo il Q7 si può comprare. Vediamo cosa si può comprare. Cosa si può comprare? Cosa si può comprare? Quando ha voglia di ripartire, siamo anche più felici. Ah, come al solito vi dico che ho aperto il nuovo canale. Di là è più sciallo come canale. Questo cos'è? Macchine britanniche Ovest. No, non mi interessano, non posso comprarne. Non posso, non c'è niente di B3. Niente, questo l'avevamo già visto. Qui immagino siano le stesse, C4, niente, qua, B4, niente, e escluderei le italiane così, qui, niente, cioè c'è solo quella, la moto le escluderei, e mi stai dicendo che l'unica auto che posso comprare è il Q7, non ci credo, c'è il Mercedes almeno, Vabbè, non è che avete molta scelta, è Mercedes o Q7, a questo punto ve ne faccio scegliere uno, non ve li faccio scegliere tutti e due, sennò l'utilità della vostra scelta è nessuna. Quindi l'altra penso sia questa. Eccolo qua, Mercedes-Benz ML63 AMG, costa pochissimo questo, quindi siamo sempre sul risparmio, perché più risparmiate adesso e più auto fighe poi compriamo dopo, tanto va uguale, anzi va anche meglio in accelerazione, quindi io questo ve lo consiglio. Costa la metà, no, costa 60.000 dollari in meno e ci teniamo un macello di soldi poi per fare casino con le auto potenti qui, di cui Ferrarini, Spaghetto e altra roba. Comunque vabbè, queste sono le due auto, ragazzi, non, adesso controllo, ma non credo ce ne siano altre, non so perché. Sicuramente ce n'è altre, ma non so dove siano, perché non credo che fai un campionato con due auto, però. Se lui è contento di fare il campionato con due auto, noi lo facciamo con due auto, non è che ci facciamo. Non è che ci scandalizziamo più di tanto, eh. Lì non so perché me lo dà in rosso. Forse Ford e Range Rover qui. No, l'avevamo già visto, B3, niente, boh. Ah, ecco la Spyker! C'è la Spyker D8 che dovevo sbloccare, quindi andiamo a sbloccarla, dai. Tanto siamo vicini. Qui cosa c'è? No, l'avevamo già visto. Qua. Zacchete. Andiamo qui, vado in teoria giro a destra, poi è tutto dritto, se non ho visto male. Appena esce la mappa magari. Grazie. Sì, dovrebbe essere di qua, adesso è una boiata colossale, colossepica. Andiamo a vedere. Quindi ci sono il Mercedesino, che costa poco, va veloce e secondo me ne vale la pena. Poi c'è il Q7 che a chi piace esteticamente forse, anzi sicuramente è più carino, però costa di più, quindi va uguale, anzi va anche meno, quindi non so. Adesso io non vorrei essere disfattista, però non sono sicuro che sia uguale. Controlliamo. Esatto, infatti.
bersaglio GPS. Infatti dovevo andare di là, quindi facciamo al prossimo incrocio giri a così. Non giro a sinistra, guarda, ti faccio vedere una scorciatoia con la ferrarina. È particolarmente indicata questa strada che sto facendo io, eh. È proprio, anzi è consigliata. Se non avete niente da fare, finite nei campi sullo sterrato con i ferrarini, che vanno sempre bene sullo sterrato, non deludono mai. Opla, e si rientra. Così non era il modo migliore per rientrare. Ho spaccato lo spoiler, fa niente. Mi dare ho schivato, grazie. Oh, c'era anche un'aquila, un corvo, un condor. Va bene, facciamo un po' di soldi schivando, va? È distante 2 km. Ma come ancora 100? Ah, ecco. 2. Ho un chilometro da fare, vabbè, sì, dai, ci sta. Almeno non mi riesco a chiudere in 10 secondi. Vediamo se riusciamo a fare $1000, che male non fanno mai, poi ai fini di prendere le auto migliori. Magari, non so, però ho già guadagnato un 15.000 facendo queste cose. Quando voi non vedete, ovviamente. Oh, piglia lì! Meno male che li ho presi. Meno male che li ho presi, perché ovviamente è finito a... Allora, un po' più in là. Tipo qua, ecco. Inizio a vedere, andiamo in retromarcia, poi vi saluto, eh. Sembra il simbolo della Barilla, invece la Bugatti. Eccoci qua. European Car. Vediamo la Spyker, che secondo me è la migliore, se non ricordo male, però non dire cagare. Questa dovrebbe essere. Esatto, sì, però ragazzi, cioè va più veloce, non c'è ombra di dubbio che vada più veloce, però costa 3 volte tanto il Mercedes. Comunque vabbè, oh, scelta vostra. Spyker, Mercedes, che io consiglio, o Q7, ovviamente scegliete quello che volete, io vi influenzo, no, scherzo, non... Assolutamente la scelta è vostra, i soldi sono vostri. Se poi non ci sono più soldi, andiamo in giro con una catapecchia.